buonissimo. Provateci. Ma credetemi, ve lo dico col cuore in mano, provateci, perché è fantastico, ha un'esplosione di sapore in bocca. Welcome back! Vi ricordate il video dove ho sfilettato la gallinella? Ecco, oggi vi faccio vedere come la cucino, il metodo che io preferisco per poter saltare tutto il sapore di questo pesce. Iniziamo subito. Accendiamo la nostra piastra. Mettiamo un bel po' di olio e iniziamo a far rosolare l'aglio. Non appena l'aglio inizia a sfrigolare e a dorare, mettiamo le lische della gallinella. Chiudiamo e facciamo prendere per un po' di tempo il sapore alla pentola, il sapore all'olio, dove dopo andremo a cuocere il nostro sughetto. Dopo qualche minuto aggiungiamo la parte alcolica. Evaporata la parte alcolica, gli aggiungiamo del ghiaccio per tirar fuori tutto il sapore. Ora facciamo cuocere per qualche minuto e aspettiamo che le nostre lische siano quasi del tutto cotte, perché dopo faremo il nostro sughetto. Nel frattempo ci portiamo avanti con il lavoro tagliando il nostro filetto a tartare. Lo mettiamo in una coppetta, aggiungiamo dell'olio, sale a scaglie e pepe. Mescoliamo e lo facciamo macerare per un po' di tempo. In questo momento è possibile eliminare le lische, quindi serviamoci di una pinzetta perché è un po' bollente e se riusciamo, senza far troppi danni, li eliminiamo. Ecco qui, togliamo i residui e in questo sughetto li mettiamo subito dei pomodorini. Sale e ora facciamo prendere i pomodorini, li facciamo passire. Mettiamo l'acqua e iniziamo a cuocere il tagliolino all'ero di seppia. Qualche secondo ed è pronta la pasta che andremo ad amalgamare con il sughetto. Che ve lo dico a fare? Ma che ve lo dico a fare? Chiudiamo e lasciamo andare per un altro minuto circa. Ed ora impiattiamo. E logicamente, prova d'assaggio. Prendiamo tutti gli ingredienti, così non sbagliamo e non possiamo dire di non averli mangiati.
Buono. Che cosa vi devo rispondere? Dovete provarlo, dovete assaggiarlo, guardate. Buonissimo. Fantastico. Che goduria. Provateci. Ma credetemi, ve lo dico col cuore in mano, provateci, perché è fantastico. Ha un'esplosione di sapore in bocca. Tagliolino nero di seppia. La tartare di gallinella, pomodorino fatto così in quel modo che vi ho fatto vedere, logicamente con, tirando tutti i sapori delle lische, è eccezionale, ma è eccezionale. Mettete un bel like per questo piatto, mettete un bel like per questa ricetta e iscrivetevi al canale, perché ci saranno tantissimi altri video proprio come questo. Quindi, se volete fare delle belle figure con i vostri amici, con i vostri parenti, con vostra moglie o, di conseguenza, con vostro marito, iscrivetevi al canale, perché non ve ne pentirete. Noi ci vediamo sicuramente al prossimo video. Ciao!